Ciao a tutti, in questo breve video vi faccio vedere come realizzare questo bordino a uncinetto. Chi mi sta seguendo sicuramente ha visto anche campione di questo punto, che io sto facendo adesso un lavoro e cercavo appunto qualche bordo carino per terminare. Questo al mio parere è molto carino e mi è piaciuto e volevo condividere con voi. Quindi questo è un campione che ho fatto io e questo che facciamo adesso è lo stesso punto. Come potete vedere, oltre di bordare qualche capo estivo, si può bordare anche la copertina, qualche tovaglia, comunque tutta la vostra fantasia. Se siete interessate, rimanete con me. Per fare questo bordino ho avviato le catenelle. Numero di catenelle è multiplo a 4. Io per comodità ho fatto un giro di preparazione di solo maglie alte e adesso cominciamo a fare il nostro bordino. Faccio 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Giro il mio lavoro e nelle successive 3 maglie io faccio maglia alta, quindi una maglia alta, seconda e terza, ok? E ho fatto 3 maglie alte. Adesso faccio 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Giro il mio lavoro e entro qui nella prima maglia e faccio una maglia bassissima. Fatto. Giro di nuovo il mio lavoro sul dritto, faccio una catenella e attorno a queste catenelle che abbiamo fatto io faccio 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E così abbiamo fatto il primo elemento. Adesso io con uncinetto torno sulla base e faccio 4 maglie alte in 4 maglie di base. Quindi partiamo da qui e faccio una maglia alta, seconda maglia alta, terza maglia alta e quarta maglia alta. È fatto. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Ho fatto 4 catenelle, giro il mio lavoro sul rovescio e con uncinetto entro in questo spazio e esco sotto ventaglietto. Aggancio il filo e faccio una maglia bassissima. Giro di nuovo il mio lavoro sul dritto, faccio una catenella e sotto queste catenelle faccio di nuovo 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E così abbiamo fatto il secondo elemento. E da allora il lavoro si ripete, quindi nelle successive 4 maglie qua, 1, 2, 3, 4, facciamo 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. È fatto. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Giro il mio lavoro sul rovescio
entro con uncinetto in questo spazio, esco sotto ventagliette, aggancio il filo e faccio una maglia bassissima. Torno sul dritto del mio lavoro, una catenella e 7 maglie alte sotto la catenella. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E così andiamo a bordare quelle che dobbiamo bordare. E così si presenta questo bordino molto particolare e molto carino. Ho terminato a fare il mio campione e così si presenta questo bordino. Così si presenta da davanti, così, e questa parte di rovescio. Ho provato a fare anche un altro colore e questo è il risultato. Come potete vedere, al mio parere molto carino. Spero che questo video è stato utile e alla prossima. Ciao ciao!